Pochi giorni senza il nostro servizio e questo sistema collassa. È tempo di coraggio e verità, è tempo di scegliere. Dal 15 ottobre io mi fermo ad oltranza, nessun compromesso morale e fisico. È l'appello lanciato da Michele Giovagnoli, scrittore, alchimista e amante del bosco, così come ama definirsi, partito ad inizio agosto per girare le piazze di tutta Italia, ad oggi almeno una quarantina. Originario di Carpegna, ha deciso di intraprendere un viaggio su e giù per lo stivale con l'obiettivo di diffondere il suo pensiero sulle restrizioni anti-Covid, ma soprattutto per fare in modo che le persone possano incontrarsi. Il loro sistema è molto più vorace di noi. Basta una settimana che si ferma. L'avete visto 4 giorni fa, si è fermato Facebook e WhatsApp per 7 ore, non funzionava più niente. Allora cosa farò il 15, ragazzi? Io il 15 mi sveglierò. Quando avrò finito il sonno, mi faccio una bella colazione, accarezzo i miei gatti e poi mi vado a fare una bella passeggiata. Sto fuori e inizio la mia grande festa, perché non sto andando incontro a una battaglia. Ragazzi, la battaglia l'abbiamo già finita. La battaglia era arrivare integri qua e ci siamo arrivati e c'è arrivata una persona su 3. E se c'è una persona su 3 integra, loro non vanno più da nessuna parte. Da nessuna parte! Tanti applausi ed acclamazioni nelle piazze e migliaia di commenti e condivisioni dei video pubblicati in diretta sulle pagine social. Michele non si arrende e non si piega agli obblighi decisi e imposti dal governo. Michele, qual è l'obiettivo del suo tour in giro per l'Italia? Allora, innanzitutto voglio incontrare le persone, perché quello che hanno fatto è isolarle. Incontrarle, farle sentire che non sono sole, farle sentire che c'è gente che spinge, che ha forza, che ha entusiasmo. E poi voglio riaccendere questo istinto d'amore nelle persone che porta alla solidarietà, alla collaborazione, a far nascere e portare avanti questa società parallela che già c'è. Quindi è un intervento che si presenta come un semplice incontro in piazza, invece una potentissima macchina magica. Le Agora d'Amore sono proprio delle macchine magiche che permettono alle persone di attivare un potere enorme e ne abbiamo visto i risultati. Ecco, però lei durante questi incontri parla anche delle nuove norme imposte dal governo. Ad esempio, lei è contrario al Green Pass. Per quale motivo? Perché sono un essere umano e indipendentemente dal fatto che uno voglia farsi questo vaccino del quale non si sa ancora nulla, sono un essere umano e quindi tutte le volte che vogliono dividere gli esseri umani mi troveranno contro. E questo è un provvedimento che nasce come conseguenza ad un atteggiamento di controllare le persone, non ha niente a che fare con l'emergenza sanitaria, sempre che si possa parlare ancora di emergenza, visto che le cure ci sono tanti atteggiamenti che possono far approcciare questo tipo di situazione. E quindi è il primo passo verso quello che è un progetto malefico di gestione e di controllo delle masse. Siamo italiani, ricordiamo la tessera verde nei periodi proprio più bui del nostro paese e quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo provvedimento venga ritirato, stracciato e che lasci nella memoria delle persone questa informazione. Tutte le volte che qualcuno vuole dividere l'umanità contro quella persona bisogna orientare il flusso d'amore più grosso che abbiamo, quindi farlo retrocedere. È come avere un incendio in casa, adesso dobbiamo spegnere questo incendio e cacciare il piromane. Lei invita le persone a stare ferme, che cosa intende? Stare ferme significa innanzitutto non farsi prendere da quello stato di paura che vogliono indurci. Stare ferme significa ricordarci che abbiamo una potenza enorme e che questo sistema senza di noi non funziona. Ce l'ha insegnato Gandhi, aveva un tiranno davanti a sé enorme, noi abbiamo una stessa situazione, basta che non rispondiamo a quegli stimoli di rabbia, di reazione e che facciamo forza su quella che è la nostra reale forza. Senza di noi questo sistema non funziona. Qual è l'arma più forte? Fermarsi. Ci fermiamo noi, si devono fermare anche loro. A partire quindi da domani, da venerdì. Esatto, domani fra l'altro festeggio questo inizio, domani sono a Pesaro, in piazza Lazzarini, ho chiesto piazza del Popolo ma me l'hanno spostata a piazza Lazzarini, saremo lì davanti al Teatro Rossini e sarà il primo di tutta una serie di incontri dove andremo a celebrare quella che è stata la nostra, letteralmente, la nostra fermezza. Non ci hanno spostato di un millimetro, volevano dividerci, ci hanno unito, volevano annullarci, invece stiamo crescendo e secondo me a breve ne vedremo veramente di belle, come si suol dire. Siamo arrivati liberi su questa terra, liberi ragazzi, liberi, torneremo a casa con tutto l'amore che posso. Sentitevi belli sempre.